Salve. Ma sono qui per parlarvi di un film che ho visto, Fuga di cervelli, il film del web, come l'ho soprannominato io. Il primo youtuber che ha fatto l'inverso, prima vado a lavorare in TV, poi pensa, oh mio Dio, nessuno sa chi cazzo sono, mettiamoci a fare ridoppiaggi su YouTube, Paolo Ruffini. Prego, prima i signori anziani. Va. Dai, ma. Senti, c'ha 41 anni, io non. Pensavo molti meno, in realtà. Sai che io pensavo tu fossi coetaneo mio? Sì. Ma davvero? Buonanotte. Ma li porti. Cioè. No, allora, cosa ti ho detto sei, prima? Non è che sei proprio. Allora. A parte il fatto grazie, che. Grazie, comunque, io... mi ha aiutato molto, vedo. Cioè, non ce la fai neanche a. A 40 così. Anni ti devo tirare sulle corde pure. Ma no, ma minchia, ma una roba del genere la potevi fare. Cioè, se lo fai, lo fai bene, se no. Non l'ho lo fatto fa... un pochino per far passare la schiena. C'hai la vestaglia del Joker, c'hai. Cosa stai facendo nell'ultimo periodo? Voglio sapere. Perché se tu non ti fai vedere... Purtroppo sto facendo... Ma posso appoggiarmi? Ah, fai quello che vuoi. Purtroppo... Cioè, per fortuna... Così. Vabbè. Guarda, fortunatamente per te ho fatto un altro film. Sì. Così ti do da lavorare, ti do da fare. Non faccio più quelle cose lì da anni. Ah, sì? Sì. No, li guardo, però non ne parlo più spesso. Ah, davvero? Non sì. Fai più recensioni? No, l'ultimo di cui ho parlato è stato il Super Cine Panettone. Le mie non erano recensioni vere. Io ho sempre preso film terribili, ma palesemente terribili, che era molto più facile, tra l'altro... Erano, demolire. Ma proprio veramente base. Ma l'ostentazione è tipica, no? Però, cazzo, hai sprecato solo un'occasione, perché invece avere una persona giovane come te, veramente esperto di cinema, che faceva delle recensioni sensate, era una figata pazzesca. Ma internet non vuole quello. C'erano, però... E ci sono ancora adesso, ma non sono finiti da nessuna parte. Perché su internet funziona l'intrattenimento. Ho capito, ma fai divulgazione minimamente, e no? Cosa ti devo... Ma perché devo fare... Ma perché sono obbligato a fare se divulgazione? Se sei un recensore... Ma non sono un recensore! Non sono un recensore! Sei stato un recensore, ma farai il minimo di divulgazione! Nessuno mi ha mai preso sul serio. Ma non prendono sul serio? Ma no, ma non è vero. Ma cazzo, quanta gente ti ha preso sul... Nessuno, ma scherzi? Ma io sì, ti ho preso sempre sul serio, scusa. Ma perché non è vero? Ma perché tu meriti di essere preso sul serio? Non dire cagate, non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma guarda che Paolo, chiunque, non ci credo neanche per un minuto. In un'epoca come questa, se tu vai su YouTube e dici delle cose, ti prendono sul serio. Infatti io volevo parlare di questo. Volevo sapere cosa fosse successo a te in quel periodo lì. Perché io so che per una settimanella buona... Guarda, la cosa che del video che tu hai fatto, in realtà, non so se è stato un viatico... promozionale, no? Però insomma, fatto sta che poi quel film, ahimè, ha avuto un successo straordinario. E quindi quando inizialmente, che tu quel video lì l'hai fatto proprio nei primi giorni, ed era il 2013, quindi non c'era tutta, cioè non esisteva la parola haters, no? Non esisteva l'hating. Quando iniziarono ad arrivare commenti, in realtà erano i miei produttori, i miei distributori che erano preoccupati, dicevano, ma cazzo Paolo, ma allora il film non piace, no? E dicevo, guarda, invece no. Andiamo a fare il tour. E quando si andò a fare il tour in giro per l'Italia c'erano mille adesioni invece di giubilo, ma come giustamente il film può anche non piacere. Però tu sei stato il primo, secondo me, che ha sdoganato, non ovviamente, cioè in maniera anche intelligente, piccante, ironica e fastidiosa, certo, che era anche nei tuoi obiettivi. Però l'opportunità di vedere il film in un'altra rotta, in un altro mezzo. Te cazzo, web, e hai sfruttato il web fino in fondo, hai sfruttato YouTube fino in fondo e sei andato giù. Perché quella cosa là è la cosa che mi ha poi fermato molto da lì in avanti a fare determinate cose in quel modo lì. Nel senso di essere così tanto aggressivo verso determinate persone dirette. La mia visione ai tempi era che determinati personaggi della TV o comunque esterni a YouTube fossero... esterni al web fossero molto più protetti da tipo di cose. È lì che mi sbagliavo, perché poi vedendo tutto quello che è successo mi ci sono rivisto parecchio, soprattutto negli anni
prima, che io sono molto 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 sensibile quando qualcuno mi scrive qualcosa e ha ragione, qualcosa di negativo e ha molta ragione, mi colpisce tantissimo. Io mi ricordo anche la mia risposta, che ti ricordi che c'era tanta gente, dice, perché c'era quella famosa frase, che secondo me la mia risposta, non so se ti aveva colpito, però io ho cercato sempre di essere... L'unica cosa che mi ricordo che tantissimi tuoi seguaci mi attaccavano era la famosa frase, mentre qualcuno scrive qualcosa di negativo, io sono a far l'amore. No? Esatto, sì. Che non ho capito nemmeno perché poi mi hanno attaccato così tanto su questa frase, perché forse io sembrava che me la tirassi, ma non è che me la tiravo, è perché semplicemente io, secondo me, è come per dire, mentre voi siete impegnati a scrivere cazzo su qualcosa di brutto, io sono impegnato a fare qualcosa di bello. No, capito? Credo che la a parte che non credo fossi così ingenuo a scrivere quella frase lì. No, non era una cosa, la gente, io trombo e voi no. Credo che la gente l'abbia presa per quello. No, allora mi scuso. Perché era molto molto palese. All'epoca io mi ricordo tantissimo che tantissime persone, tantissimi tuoi seguaci mi scrivevano a me, il film l'hai copiato. Copione, il film l'hai copiato. E allora a un certo punto io andai proprio con questi messaggi dalle persone che, dai finanziatori che comunque erano contenti e dissi, guardate che il pubblico è questo, cioè è un pubblico che non sa cosa significa remake. Certo. Cioè è un pubblico che non sa che Benvenuti al Sud è un remake, certo. Che non sa che Big è un remake, che non sa la parola. Quindi se dicono che ho copiato, è una dimensione veramente scolastica, no? E quindi a me mi mise questa cosa tantissima tenerezza. Cioè tu hai trovato un'intercapedine tra la recensione cinematografica e l'attacco, il jacuzzi, e l'hai fatto però in una maniera innovativa che per quei tempi era originale. E quindi tante persone si sono identificate entrando in empatia con te. Chiaro che quando te dici, cazzo, ma film dove ci sono rutti scorreggio, faccio, minchia, sì, l'ho scritto io. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, per esempio, tutta la dinamica anche dei cinepanettoni. Per me, a me i cinepanettoni mi mancano. Cioè, a me la volgarità mi manca un casino. Cioè, a me Boldi e De Sica che mangiano delle polpette che sono in realtà dei coglioni di essere umano, mancano tantissimo. E quel tipo di intelligenza che te hai rappresentato in maniera adolescenziale ha rovinato, secondo me, la libertà creativa dei film. E il grande peccato è che tanti artisti non fanno le cose per paura dei commenti. E tante cose che sono entrate nell'immaginario collettivo e che sono straordinarie oggi, lo sono perché non esistevano i commenti. Cioè, se Bud Spencer e Terence Hill ci fossero oggi, tu diresti, micchia, ora dimmi te dove si vede uno ciccione e uno magro che danno cazzotte e si sente... Ma lì contestualizzando... Questa roba qua... Il periodo però, oggi queste cose non esistono più. Certo. Perché ci sono dei cagacazzo come te. Allora... Capisci che tu, con tanti altri, avete rotto talmente tanto i coglioni alla gente, a chi fa creatività, che purtroppo io non posso più scegliere se vedere un film di Antonioni o un film di Alvaro Vitali. Io non posso più scegliere se vedere un film di Boldi e De Sica o vedere un film di Paolo Sorrentino. Cioè ormai il livello si è talmente assottigliato che anche un coglione come me fa film senza parolacce. Ma magari c'era bisogno di questa cosa qua. Ma c'è bisogno di cosa? Se come fai a tarpare? Allora, ma c'è bisogno c'è di che? Dire, c'è bisogno che l'arte o lo spettacolo siano castrati? C'era bisogno di cambiare le carte in tavola. Ma che carte? Ma non hai cambiato un cazzo? Hai soltanto impedito un genere di esporsi. Siamo arrivati ad un... io non dico che sia grazie alla nostra generazione di rompicazzo, perché sicuramente abbiamo... Grazie alla vostra generazione di rompicazzo, oggi si possono fare tante meno cose. Allora, è vero? No, è vero in parte, perché però non puoi dire due cose diverse, Paolo. No. La percezione di internet è molto più piccola di quella che è nella realtà, tutta la gente che fa funzionare film che sembra che su internet non funzioni. Certo, hai ragione. Oppure effettivamente abbiamo cambiato le cose. Hai ragione. Io sono convinto che ci sono delle eccezioni rispetto al fatto che avete cambiato le cose, no? Cioè, e cosa abbiamo cambiato esattamente? Ma avete cambiato che... Ragazzi, ma fidatevi che guarda che adesso meno, ma c'è stato un periodo 2014-2015 che i produttori i commenti li guardavano. La tua generazione ha confuso la libertà di parola
con la libertà di poter dire che cazzo gli pare. Ma la libertà di parola è una cosa, l'anarchia è un'altra. Cioè, se io nella vita normale, io sono libero, io sono libero di poterti dire, guarda, secondo me quella maglietta non ti sta bene. Non sono libero di insultarti o di insultare la tua famiglia. Questa dicotomia su internet non vale, no? Quindi la libertà di parola è una cosa che ha un peso specifico in una realtà, anche se non è una realtà concreta, ma una realtà virtuale. Magari ce n'era bisogno. Il web ha dato la voce a tutte quelle persone che invece... Ma come fa a esserci bisogno di... E perché allora i produttori, se mi dici che guardavano il web 5 anni fa, hanno iniziato a cambiare un attimo il meccanismo? È perché a un certo punto si sono resi conto che se analizzi quello che quelli che sono i commenti, analizzi quello che dice la gente, c'hai soltanto prodotti intellettuali ma che nessuno va a vedere. No, tutto è partito dal fatto che hai apertamente detto che il motivo per cui non c'è più un film comico al cinema è perché il web è venuto fuori, ha massacrato tutto quanto. Ma come fai a dirlo così tanto senza effettivamente conoscerlo veramente o viverlo del tutto internet? Io non sono capace di rivolgermi a chiunque. Ma non vuol dire, non devi, cioè, cambiare io sono capace linguaggio? Di fare. Se tu mi dici, guarda, fai il regista, sono capace, ma te ti faccio cagare, io mi sento capace di raccontarti una storia attraverso un sistema organizzato di audio, video, luci, certo, e di scrittura. Se tu mi dici fai un video su YouTube, io non sono capace, non so come cazzo fare, non so. Io lavoravo ad MTV, no? Lavoravo ad MTV, e quando lavoravo io facevo il VJ, eravamo un po' tipo degli YouTuber, ci mettevamo lì, cazzo, e sembravamo delle... come dire, davvero degli YouTuber, cioè parlavamo ma della gente che comunque io sapevo che accendeva su MTV, che sceglieva di guardarmi, cioè la casualità e il discorso randomico che c'è dietro il web, purtroppo io non lo so gestire. Ma perché hai una visione completamente sbagliata del web? Dimmi qual è quella giusta. Devi viverlo un po'. Insegnami. Perché tu ti sei allontanato completamente dal web. Ma e insegnami! Si vede. Non posso insegnartelo, devi un po' viverlo. È come io lo vivo. Perché insegnare usare internet non è come insegnare a come registrare col videoregistratore a tuo nonno. E come si fa? Devi viverlo un po', devi stare dentro un pochino. Devi capirlo, è ma una è cosa uscito, che va ma capita. Ma io, Fuoco di Cervelli, oltretutto, era un prodotto di internet. Ho io visto, chiamai, sì, Frank Matano, chiamai, certo, Guglielmo Sci... Cioè, certo. Io credo che internet, il web, ma quello di una volta... Cioè, l'old school ormai, quella a cui appartieni te, appartiene Wilwash, appartiene Frank, appartengono i Pantera. Ma no, voi, show. Perché voi, con voi intendo tutti quelli dell'industria cinematografica italiana, non sfruttano di più internet per effettivamente fare qualcosa di libero? Perché è come dire io faccio un film con quelli della radio, non funziona. Cioè il web è un sistema che non è un vaso comunicante con il cinema. Fuga dei Cervelli è stato... Poi dopo Fuga dei Cervelli ci sono stati degli altri esempi di altri film che hanno provato a utilizzare come attori delle web star, no? Con risultati un po' altalenanti. Sì. Il concetto non è quello, il concetto è che il web, la radio, il teatro, il cinema e la TV non sono vasi comunicanti. Forse ma dalla TV potevi andare al cinema, cioè Verdone, Nuti, sono poi Troisi, sono passati dalla TV al cinema. Però dal web al cinema è tutto un altro linguaggio, è tutto un altro sistema. No, io non dico... Con questo, se tu vuoi fare un film, io te lo appoggio e te lo recensisco anche. Vedrai come sarò buono, buonissimo. No, non sono capace. Quello che hai fatto tu al David Donatello, quello mi ha colpito in un modo molto particolare, perché sul web è stato, sì, devastante. Signora Loren, è sempre una toppa meravigliosa, lei veramente, se lo lasci dire. Ma da fuori com'è stato? I tuoi colleghi, per esempio, nel backstage dei Me lo dicono che cosa ancora, è successo? Ma niente, perché era talmente blanda la cosa, talmente una cazzata, cioè no. Quindi lì per esempio, cos'è accaduto? Cioè io lì ho fatto una battuta a Sofia Loren in un campo larghissimo, era un'inquadratura dalla... non l'avevano neanche sentita. Uno su Twitter ha scritto la battuta e era verticalmente a cascata poi. Certo. Però erano tempi in cui i giornali riprendevano, facevano... Oggi forse sarebbe... però niente, cioè... ma sai, questo è proprio il momento in cui puoi far scoppiare la terza guerra mondiale sul niente. Quindi per te, cioè, questa, è questa, capito, forse, eccola allora forse un po' non è che io ho rancore nei confronti del web, ho una paura del mezzo, cioè io ho sempre paura che qualcuno ne faccia un uso improprio, capito? È possibile che questa cosa a cascata, come hai detto tu, che poi ha scatenato quello che ha scatenato sul web, sia accaduto perché sei tu
Sì, può essere, beh sì. Beh, cioè, sì. Se l'avesse fatta Benigni, per esempio. Ma no, ma... Per dire, no per, però, cambiando proprio, cioè, come ci sono, il soggetto. Per esempio, ci sono, sono stati altri conduttori che secondo me hanno fatto altre battute anche più pesanti, però vengono perdonate perché magari fanno parte di un sistema di intelligenza migliore, insomma. Però sai, io... Appunto, io che passo sempre un po' per coglione, io poi ci... Ma a me fa pure piacere, ora... Dici? Sì? Ma a me non mi capita... Guarda, io sono venuto qui da te perché sei te, perché mi faceva piacere incontrarti. Però non è che mi espongo così a... Cioè, se te cerchi, no, infatti, un'intervista mia, non... Infatti sono molto contento di questa Non ne cosa, trovo, perché... ma perché secondo me se appunto c'hai la nomea di essere un imbecille, sei sempre nell'ottica di stupire, no? Io invece conosco tante persone che hanno la nomea... Ah, quello è un gran... lui, quelli che vengono, sai, gli ultra blasonati, che poi non sanno un cazzo. E quindi quando poi te sgami il trucco, è triste. E io tipo credo che i ragazzi oggi siano molto più educati. E anche... Forse c'è un problema culturale, ma non c'è un problema di sensibilità. Perché una cosa che per esempio il web ha fatto è aumentare nel bene o nel male la sensibilità. Io sono stato molto a contatto con i ragazzi. Io per esempio ho fatto un passo indietro, ma non... ma proprio a volte dal mondo... Io per esempio l'operazione di up and down, non so se la conosci. Sì, certo. Che ha vissuto molto anche sul web. E che devo dire, sul web per esempio quella è passata come uno scivolo. Come uno scivolo. Però io anche up and down... Se tu mi dici, cazzo, sul web c'è la possibilità e la libertà di fare quella cosa, no? Però io volevo che fosse invece nei luoghi deputati dove un certo tipo di dinamica di disabilità non era mai entrata. E tu non sai quanti teatri all'inizio mi dicevano i down no perché fanno tristezza. Madonna. Perché era questa il vox populi, Madonna, che c'era. Mia. Cioè tu non sai, ragazzi, la fatica per arrivare nei teatri. Cazzo, invece io ho la soddisfazione di essere andato nei teatri. Di aver fatto una prima serata su Italia 1 a Natale per 2 anni e di aver fatto un documentario che ha vinto i Nastri d'Argento, no? Quindi figurati, io che faccio Fuga di Cervelli e poi ho vinto i Nastri d'Argento per il documentario. Sì. Grazie, sì. È figo perché si chiama Un film normale, perché lo sai che uno di loro l'ho intervistato, cioè una prima cosa che ho fatto quando gli ho puntato una telecamera addosso, lui mi ha detto: io non capisco perché mi riprendi, non c'ho niente di speciale. Sono normale. E quindi questa cosa qua mi ha portato su quell'indagine sulla normalità. Ma ti potrei raccontare. Una volta mi vengono in mente 3.000 cose. Immagino. Cioè, tipo a Domenica Inn, eravamo lì a truccare. La prima volta che andavano in uno studio televisivo, c'è cioè Federico, quello che dice questa cosa a me, lo truccano, no? Prima di andare in onda, li mettono cifre. A un certo punto si guarda allo specchio e fa: Dio buono, ma ha fatto down. Cioè, ma poi il gioco su sta cosa, uno pensa di essere guarito, sì, cioè, sì. Non sono più down, sono guarito. Porca, però è miseria. Tutta una cosa, è sempre borderline tra la consapevolezza e l'incanto, che è una vita meravigliosa. E forse, guarda, dopo quell'esperienza mi sono proprio rilassato. C'è un detto che dice: se te metti in circolo un palloncino ti torna la mongolfiera, ma se metti in circolo una caccola ti viene una frana di merda addosso. Certo. Quindi se te hai una cioè quando ti chiedono come stai, mi ha risposto che è sempre meglio. Ma perché secondo me è necessario accorgersi delle cose. Io te l'ho detto, cioè, è un pochino come quando succede il Fight Club, no? È presente quando a un certo punto Brad Pitt vuole uccidere uno, poi dice, poi gli salva la vita all'ultimo, certo. No? Cioè, perché l'hai fatto? Dice, cazzo, perché lui adesso amerà la vita come non l'ha mai fatto, no? Allora, non è necessario che ci accada qualcosa di brutto per renderci conto quanta fortuna abbiamo. Allora io da 10 anni, in realtà dal primo documentario che ho fatto, che si chiama Resilienza, sono andato nel reparto di oncologia pediatrica e ho visto dei bambini a 3-4 anni con la leucemia e i genitori. E dico, cazzo, io mi sono lamentato stamane di una multa. Io mi sono ritrovato dopo 2 mesi a un funerale di questo bambino che era figlio di un mio carissimo amico morto a 14 anni per un neuroblastoma, che a un certo punto ho visto i genitori. E io dicevo, ma questi cosa sono? Cioè, quando perdi un genitore diventi orfano. Quando perdi una moglie o un marito diventi vedovo o vedova. Quando perdi un figlio cosa diventi? È vero. Non c'è una parola nel ceppo indoeuropeo e anglosassone che vada a raccontare quella condizione. Nella banalità, vado dal mio amico, lo abbraccio forte,
gli dico se posso fare qualcosa, e lui mi dice aiutami a tenere vivo Alessandro. E allora ho fatto un film che si chiama Resilienza. Ho preso due fratelli più grandi e abbiamo prodotto questo documentario che è andato in onda su Italia 1. E la resilienza, hai visto, è un concetto che praticamente è la trasformazione del limite in opportunità. L'immagine della, della resilienza è un fiore, un girasole che nasce nel cemento, no? Quindi è la vita che è talmente più forte. In fisica, quando un elemento ha una traiettoria, anche se incontra un ostacolo, lo aggira e procede per la sua traiettoria. Quindi è una roba che è un talento naturale che abbiamo, che molto spesso i bambini sviluppano. E quando io mi sono accorto di quella roba, mi sono reso conto veramente di come fondamentalmente nella vita devi prenderla come una grande occasione. Quasi non hai scelta, è quasi un peccato che tu creda in Dio, in qualsiasi altra cosa, nell'energia. Se te non accogli la vita come una grande opportunità, è una stronzata. Volevo chiederti soltanto una cosa, che è una cosa che a me piace sapere da tutti gli ospiti che invito, ma non ce l'ho mai fatta, perché è come se ci fosse un piccolo tabù nel raccontare un aneddoto di un tuo fan, un aneddoto strano di un fan che ti ha fermato, di qualcuno che ti ha fermato. Uno mi ha fermato per te, me lo ricordo, te lo volevo dire, noi non ci siamo parlati. Non dovevo chiederla questa cosa. No, mi ha fermato, aveva proprio un cartellone con scritto "Ha ragione, io Toby, sei uno stronzo". Ok! Me lo ricorderò sempre, ero, mi sembra, a Napoli. E mi ricordo, questo mi ha detto "Ha ragione, io Toby, sei uno stronzo". E io gli ho detto "Scusa". E poi un altro venne da me e mi disse un altro ragazzo, e mi disse mi firmi questo? Ho fatto sì, gli ho fatto l'autografo e me l'aveva fatto e mi aveva scritto, insomma, poi apre il foglio e c'è scritto "Forza io Toby, te sei una merda", una cosa del genere. Sono molto contento, grazie. Però vabbè, li ho abbracciati fortissimo. Questo. No, ma è ovvio, ma figurati se ma erano due ragazzi. Ovviamente, certo. Allora, finiamo così, promettiamoci una roba. Dai, vai. Promettiamoci una roba. Scusami se ti prendo il posto. Prego. Io ti prometto che starò un po' di più sul web e cercherò di carpire delle cose, le cose più buone. Tu mi prometti che ci stai un po' meno e cerchi di non carpire le cose cattive. Ci provo veramente. Vorrei veramente farlo, quella cosa lì è interessante. Grazie. Grazie a te, figurati.